Nel 1981 Sylvester Stallone interpretava e dirigeva Rocky 3, finché uscì poi l'anno dopo, nell'82, con grande successo, massacrato dalla critica, ma Stallone se ne fregava perché incassò un botto, quindi era felice così. Era anche felice di aver scelto Eye of the Tiger come canzone principale della pellicola, un pezzo dei Survivor. Anzi, Stallone aveva chiamato i Survivor al telefono mentre ancora girava il film, era già quasi pronto, gli disse: ragazzi, mi serve un pezzo fighissimo per gasare la gente. Ed eccolo qua, è arrivato Eye of the Tiger. Forte, no? Cioè, era proprio bello quando tu uscivi dalla sala, che avevi visto Stallone prendere a cazzotti un sacco di gente e avevi ancora delle orecchie questa canzone, uscivi che eri un super uomo, ti toccavi anche il pacco, era davvero una canzone maschia. Però non era la prima scelta di Stallone. Esatto, perché lui voleva Another One Bites the Dust dei Queen. Eccola qua. Grande pezzone che, chi lo sa, forse sarebbe stato anche bene, no? Mentre Stallone correva sulla spiaggia, mentre picchiava Hulk Hogan o Mr. T, no? Non lo sappiamo, perché i Queen gli dissero: no, niente, nada, non si può fare, non te la diamo questa canzone. Stallone pianse quei 15 minuti, ma poi chiamò i Survivor per l'appunto e gli fecero Eye of the Tiger. Chi lo sa, forse sarebbe stato meglio questa, sarebbe stata meglio qualche altra canzone, o forse andavano benissimo i Survivor. Forse sì, però questa.